Per la Twin Sebastiani, il general manager del Lion Bisceglie è Luigi Sanna. Una bellissima partita qui al Palasport di Via Ungheria. Bisceglie si conferma in testa alla classifica meritatamente dopo un match vibrante, acceso, probabilmente deciso nel terzo quarto, dove la squadra pugliese ha sicuramente mostrato un basket migliore. Sì, direi una partita dai due volti. Il primo tempo sicuramente giocato meglio dalla squadra di casa e il secondo tempo, a partire dal terzo quarto, effettivamente è stato giocato con maggiore determinazione. Abbiamo registrato qualcosa in difesa e soprattutto abbiamo cominciato a fare un po' più di canestri sia da fuori che da sotto. Chiaramente poi il basket è così, ovviamente nel quarto quarto la partita si è messa punto a punto e alla fine ha spuntato magari la squadra che sulla carta può avere più esperienza. Comunque faccio i complimenti alla vostra squadra, perché davvero ha giocato con grande determinazione, con grande intensità, mettendoci in difficoltà e con un'ottima difesa. Bisceglie ancora a punteggio pieno, primo in classifica. Era questo un, come dire, un auspicio della società all'inizio del campionato, oppure è una sorpresa anche per voi stessi? Ma sinceramente noi all'inizio del campionato non avevamo fatto una previsione, né avevamo con precisione idea di come potessimo collocarci. Chiaramente queste prime sei partite sono state delle partite molto positive per noi. Siamo moderatamente sorpresi da questo primo posto. Chiaramente non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo e abbandonarlo, però diciamo che viviamo partita per partita, viviamo, diciamo, alla giornata, non facciamo programmi di lungo termine. Già domenica prossima avremo l'ennesimo impegno in casa contro Senigallia, che sarà sicuramente molto impegnativo. Va bene, la ringraziamo per la disponibilità, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Anche a voi, anche a voi.